Ciao, come avrai capito dal titolo del video, oggi devo regalare 5 pinze. Se vuoi scoprire come fare a portarti a casa una pinza, segui il video perché a un certo punto dirò esattamente cosa devi fare. Le pinze sono queste, è la pizzetta 59, me le sta mettendo a disposizione Petiti Giuseppe S.P.A. Sono pinze multifunzione, interamente fatte in acciaio al carbonio. Ormai è più di un mese che io ne sto utilizzando una. E adesso ti spiego cosa rende particolari queste pinze. Ricordati, segui il video perché a un certo punto dirò cosa devi fare per aggiudicarti una pinza. La prima cosa che si nota tenendo in mano la pinza è il manico. La particolarità del manico ha una sezione a T, questo serve per evitare che il rivestimento durante le operazioni più gravose subisca una torsione, quindi si possa sfilare dai manici, appunto, dai manici in metallo. Cosa che succede nelle pinze tradizionali. Più di una volta mi è rimasto il rivestimento in gomma, questo rosso, in mano, con questo paio di pinze che vedi qua. Un'altra cosa che salta subito all'occhio è un altro punto di serraggio. Oltre a quello tradizionale qui davanti, ne ha uno messo dietro allo snodo, dietro al fulcro, da questa parte. E ora arrivo alla caratteristica che la rende davvero particolare questa pinza, la pizzetta 59. Ovvero la dentatura nella zona di serraggio anteriore. Come puoi vedere, i denti sono disposti in due direzioni, sia in orizzontale che in verticale. Quelli centrali, questi qua, quindi sono quelli verticali, assicurano una presa perfetta proprio sulla testa di viti, bulloni e altro. Ad esempio, per le viti va bene con la testa dai 3 a 15 mm. In caso di necessità, la pizzetta 59 può essere utilizzata anche per svitare dadi o bulloni. Come puoi vedere, la dentatura all'interno della presa anteriore va esattamente a copiare la sagoma del dado. Un'altra caratteristica che la contraddistingue da un paio di pinze normali sono questi denti qua anteriori. Questi sono detti denti autoserranti, perché nel momento in cui si va ad afferrare qualcosa, come in questo caso di piatto, la presa viene assicurata su ogni dente, a differenza di una pinza comune che la presa, come puoi notare, viene assicurata esclusivamente all'estremità. E se vado a vedere, all'estremità è anche liscia. Mentre, come puoi notare, la pizzetta 59 parti lisce non ne ha. Semplicemente facendo presa su questo pezzo di rame con tutte e due le pinze, sforzo per tentare di togliere la presa alla pizzetta 59 con la pinza tradizionale, ma, come puoi vedere, non fa altro che sfuggire la presa alla pinza tradizionale. Perché? Perché alla pizzetta 59 non scappa la presa, essendo che, come ti ho detto prima, ha i denti autoserranti, quindi non c'è spazio tra i denti, mentre questa ha i denti simmetrici. Conseguenza, come puoi notare, chiude male, rimane proprio aria in mezzo. Anche questa pinza dotata di tronchesina può tagliare fino a 3.2 mm di diametro, che sia fil di ferro o che sia cavetto d'acciaio. Ora ti dimostro com'è semplice estrarre una vite dal legno, nonostante abbia l'impronta dell'inserto rovinata, quindi non sia più possibile estrarla con un avvitatore o con un cacciavite. Ma prima ti ricordo, continua a seguire il video perché a un certo punto dirò come fare per avere una di queste. Come ti stavo dicendo prima, questa pinza all'estremità ha due possibilità diverse di serraggio, orizzontale e verticale. Verticale, devo posizionare la pinza così, sopra alla testa della vite, con l'estremità, quindi con questi denti messi di lungo, verticale appunto, basta veramente poco prendere la testa della vite e non devo neanche sforzare più di tanto, iniziare a far ruotare e, come puoi vedere, un po' alla volta sto estraendo la vite dal legno. La stessa identica cosa vale con una vite con la testa arrotondata. Sempre posizionarsi sopra, mandare in presa i denti a serraggio verticale . Questo ovviamente lo si fa nei casi di emergenza, qualora l'impronta dell'inserto fosse rovinata e di conseguenza avvitatore e cacciavite diventano inutilizzabili. Se noti, tenendo la tronchesina verso il basso, faccio entrare la pinza in questo modo, come vado a serrare, mi chiude perfettamente il dado.
e questo, in questo modo così, mi aiuta ad estrarla, e anche piuttosto velocemente. Ovviamente ho una leva molto più favorevole rispetto a utilizzare il serraggio verticale. Abbi ancora un attimo di pazienza, tra un po' ti dirò cosa esattamente scrivere qua sotto nei commenti per partecipare all'estrazione di una di queste. In conclusione, queste pinze le trovo davvero utili. A parte tutti i sistemi di serraggio che ha per estrarre viti danneggiate o dadi o bulloni, e il doppio punto di presa prima e dopo il fulcro, la cosa che mi piace molto di questa pinza è la maneggevolezza, perché i manici sono sottili, quindi dà l'opportunità alla mano proprio di avvolgere la pinza. In più è leggera, quindi tranquillamente la puoi riporre nella borsa attaccata alla cintura, che non ti peserà molto anche se la tieni tutta la giornata. Giusto per chiarirci, questo è un utensile professionale, non è un utensile da brico come può essere questo. L'ultima cosa, prima di dirti cosa devi scrivere qua sotto per partecipare all'estrazione di una pizzetta 59, ti faccio vedere anche la pizzetta 58, che praticamente è la sorella più piccola. Questa c'ha una molla che la mantiene sempre aperta, ha comunque il serraggio verticale all'estremità, verticale e orizzontale, ha un altro serraggio qui al centro e sempre la tronchesina. È ancora più piccola, ancora più leggera, sempre fatta di acciaio al carbonio, ma come si evince, questa pinza, la pizzetta 58, è destinata a lavori più piccoli, quindi più di precisione. Mi sa che siamo arrivati al punto dove ti devo dire cosa scrivere nei commenti per poter partecipare all'estrazione di una di queste pinze, la PZ59. Ti ricordo che questa pinza la trovi nelle migliori ferramente, e tra l'altro nelle migliori ferramente hai la possibilità di provarla, perché in esposizione ce n'è una messa appositamente per essere testata. Quindi se vuoi valutarne le reali capacità e la qualità prima di acquistare, lo puoi fare. Bene, ora veniamo a noi. Cosa devi scrivere nei commenti per poter partecipare all'estrazione di una di queste pinze? Ti ricordo che ce ne sono solo 5 in palio. Beh, devi scrivere "voglio una pinza". Più semplice di così. Non scrivere altro, devi solo, esclusivamente scrivere "voglio una pinza". Così per me e per il software sarà più facile estrarre i 5 nominativi. E tra una settimana, quindi mercoledì prossimo, farò sapere a tutti chi si porta a casa le pinze, le P59. Va bene, allora cosa aspetti? Lascia un like, il commento sotto, voglio una pinza e buona fortuna. Ciao!